Ciao a tutti, sono Valentina Vandilli, web strategist laterale di Vandilli.it. Oggi voglio intervistare Irene Di Raimondo, una ragazza che ha creato un'agenzia di viaggi, ovvero ha volto la sua agenzia di viaggi ad un particolare tipo di viaggio, ovvero quello delle persone che soffrono di intolleranza al glutine. Allora, Irene, leggo per non sbagliarmi, sei chef executive officer della Dixie Travel Experience, agenzia di viaggio e tour operator specializzata in vacanze senza glutine. Se puoi intanto farci una brevissima anticipazione di quello che è di quella che è la tua attività, e dopodiché passiamo alle nostre domande, prego. Vacanze senza glutine è un tour operator specializzato nella realizzazione di viaggi per celiaci. Questo significa che un cliente celiaco che si rivolge a noi, ovviamente soffre di celiachia, ci chiede una destinazione o un tipo di vacanza e noi realizziamo su misura la vacanza individuando delle strutture ricettive piuttosto che dei ristoranti che possano fornire alimenti senza glutine. Quindi per rendere più normale la loro vita. Perfetto, allora la prima domanda che ti voglio fare è perché tu, a livello personale, hai voluto trasformare un'esigenza in un'opportunità? Ho avuto esperienze lavorative da sempre nel settore del turismo, delle agenzie di viaggio e tour operator e sono anche celiaca. Quindi conosco sia il mercato della domanda, dell'offerta, sia quello della domanda, essendo celiaca io stessa. In Italia esiste questo gap, cioè non esisteva un'organizzazione che organizzasse viaggi per celiaci e quindi ho pensato di farlo io. Benissimo, no, credo sia, diciamo, un'iniziativa lodevole anche perché molto spesso, secondo me, il business abbandona alcune fasce, ovvero pensa che alcuni gruppi di persone, gruppi sociali, siano poco remunerativi e quindi possano quasi intralciare il proprio business, mentre facendo una cosa buona, tra virgolette, invece si vanno a creare posti di lavoro, ad aumentare magari anche clientela, perché immagino, no, oltre ai viaggi normali, diciamo, si è incrementato anche il tuo business, giusto? Sì, è corretto. Questa è una. Quello che hai detto lo riscontriamo tutti i giorni, cioè quando facciamo delle richieste agli operatori, ai nostri colleghi, e diciamo proprio che noi ci occupiamo di delle esigenze delle persone celiache, a volte abbiamo proprio delle difficoltà perché la nicchia è ancora vista come più un problema che non un'opportunità e noi ci battiamo tutti i giorni per far capire proprio che. Invece il viaggio è un diritto che devono avere tutti e le persone celiache hanno semplicemente bisogno di maggiori attenzioni e maggiori professionalità. Che poi tra parentesi, esatto, tra parentesi io noto e anch'io ci sono passata, ci passo tuttora, molte persone cercano di abbandonare il glutine per sentirsi anche meglio, quindi non eliminarlo, ma abbandonarlo, quindi magari potrebbe anche essere vista sotto un profilo della vacanza del benessere, ovvero vai a eliminare il glutine per quel periodo, ti disintossichi un pochino dal glutine, poi messo come ce lo mettono loro a livello industriale, ovviamente non quello sano. E, a parte ciò, volevo chiederti, quali risorse economiche hai messo in campo e personali? Hai usufruito di fondi oppure hai fatto, non so, una società, ti sei fatta aiutare? Sì, allora ho utilizzato le mie risorse personali, poi ho creato un progetto inviato ad Invitalia, Smart Start. Siamo entrati, insomma, abbiamo partecipato a questo bando, l'abbiamo vinto e quindi abbiamo avuto delle agevolazioni e degli aiuti economici. Ma entro in particolare perché molte delle persone che mi guardano spesso mi chiedono come fare ad aprire a fare una startup o comunque aprire un'azienda, chiedere i fondi. Cioè, questi fondi sono stati elargiti subito oppure hai dovuto aspettare, quindi hai avuto bisogno comunque di come dire, un primo aiuto personale e poi dopo. C'erano due possibilità, o se hai le tue risorse finanziarie le anticipi e poi Diciamo l'ente che te li ha, che diciamo ha accettato la tua domanda, te li restituisce. rimborsa, Ok, ecco, te li rimborsa. rimborsa successivamente, oppure puoi chiedere proprio un anticipo.
anticipo. In questo caso però ci vogliono delle fideiussioni, quindi io non me la sono sentita, avevo già una mia parte da investire in questo progetto, quindi ho fatto in questo modo, ho anticipato e poi ho avuto il rimborso, che comunque è stato puntuale, come nei termini previsti, quindi io non ho avuto nessun tipo di problema fino ad ora. Ok, pensi diciamo che per le persone che vogliono aprire un'attività, pensi che da sole sia possibile o vedi nei fondi un valido aiuto? Assolutamente, è un validissimo aiuto, però ci vuole sicuramente un certo coraggio, grinta e anche lavoro, perché realizzare un business plan non è da tutti. Ci sono ovviamente delle organizzazioni che ti possono aiutare. Io l'ho fatto da sola, e questo perché nella mia, insomma, io non sapevo che ci fossero delle organizzazioni che ti aiutassero a realizzare un business plan. Allora mi sono impegnata, tra l'altro lavoravo e quindi la sera facevo analisi di mercato, della domanda, dell'offerta, competitors, il piano economico e finanziario. Insomma, ci ho lavorato abbastanza, con ovviamente anche degli errori proprio anche numerici di calcolo. E evidentemente questo poi è stato premiato perché hanno visto che comunque c'era il mio buon lavoro, la mia buona fede. Certo, Quello bene. che vorrei dire è proprio questo, poi io parlando con altre persone mi dicono no, ma io non sono in grado, figurati se ho il tempo di fare analisi e quant'altro. E beh, aprire un'attività non è che sia uno scherzo, una cosa da poco, questo è il minimo per iniziare, un lavoro iniziale di analisi ci vuole, altrimenti non si va da nessuna parte. Beh, fa piacere che parli di questo argomento perché molti dei miei clienti mi chiamano una volta magari aperto il negozio, una volta aperta l'attività, dopo molti anni che hanno aperto un'attività e mi dicono ok, adesso facciamo un sito oppure facciamo una strategia, dicono perché tu fino adesso non avevi né un sito né una strategia? No, ok, dico io posso venirti incontro ovviamente, però come dici tu, molto spesso in Italia c'è questa cultura di aprire le cose, diciamo, le attività, a fare progetti, senza un reale poi piano e infatti molto spesso falliscono, vediamo tantissime anche be belle attività, be bei progetti, belle idee fallire perché non c'è, posso dire anche questo mi prendo la responsabilità, non c'è una scuola di marketing o comunque una scuola, non è inserito dice, nei programmi scolastici un corso che possa progettualizzare un'indipendenza delle persone, questo forse sarà fatta apposta? Non lo so. Però, a parte tutto, volevo chiederti appunto, i social network, cosa rappresentano per la tua azienda? Hai fatto delle strategie in particolare? Hai studiato un piano? Vuoi raccontarcelo? Sì, allora io non ho mai avuto personalmente, ecco, parlo personalmente, un buon rapporto con i social network. E quindi Cosa ti hanno effettivamente nel mio piano fatto? di strategia di marketing lo avevo escluso o minimizzato, dando più invece rilievo ad altri tipi di attività. Dopo qualche mese ho detto, ma forse è il caso di metterci un po' più di testa. Ho iniziato a leggere dei libri, studiare dei casi di successo, a capire anche qual è il linguaggio giusto, come si utilizza un social network nel modo giusto, perché poi ogni social network ha le sue regole, il suo linguaggio, il suo modo di comunicare e l'obiettivo, perché un Facebook può avere un obiettivo, Instagram altri, quindi sono target anche differenti. E ho iniziato, insomma, un po' così, ho visto che comunque c'è un grandissimo successo, cioè un riscontro molto positivo, Tu ecco. fai pubblicità a pagamento sui social network? In alcuni periodi sì. In alcuni periodi dell'anno devo dire di sì, non sempre, magari quando devo più spingere le vendite, nei periodi magari intorno alle festività, alle ferie, allora lì sì, realizzo delle campagne a pagamento. Una domanda a trabocchetto. Io ho fatto, per finta ovviamente, io ho fatto un articolo proprio qualche giorno fa che parlava di quanto sono importanti le festività per veicolare le offerte. E si dice che addirittura arrivi al 50% di maggiorazione, di attenzione in più
rispetto agli utenti delle offerte durante le festività. Molte, la maggior parte delle aziende utilizzano appunto i momenti di festività per spingere delle offerte, fare dei saldi, eccetera. Però c'è un però: molte aziende invece durante i periodi morti non fanno nulla, cioè, nel senso, al di là delle offerte, non fanno attività di costruzione di un database di possibili clienti, per esempio, tramite tante tecniche che il web marketing, ma non solo, anche il marketing, chiamiamolo offline, le tecniche offline possono dare. E tu invece hai pensato a una strategia nei momenti in cui, diciamo, è un po' più morto il mercato del turismo? Se c'è un mercato morto nel turismo. Sì, c'è sicuramente. Intanto io sdoganerei la parola offerte durante le festività perché non esistono, è la prima cosa che io cerco di comunicare sempre. Se si decide di viaggiare nei periodi di altissima stagione, le tariffe sono altissime, punto. Non c'è veramente, questa è la pura verità. Detto ciò, in tutti gli altri periodi dove invece le offerte esistono, ci sono delle tariffe vantaggiose. In quei periodi noi mandiamo delle comunicazioni via mail oppure delle campagne sui social network. Quindi sì, cerchiamo di, altrimenti non si riesce a vendere perché ovviamente chi chiede di viaggiare nei periodi di altissima stagione poi si trova un non preventivo altissimo, rinuncia. Invece magari io cerco di far capire lo stesso preventivo in un altro periodo sarebbe all'altezza, cioè rientrerebbe nel tuo budget. Quindi tengo sempre alta l'attenzione su questo, su questa differenza tra periodi di bassa, media e alta stagione e quindi li comunico in un modo o nell'altro ai clienti, Ok, altrimenti lo perdi. certo. Tu fai attività di, diciamo, di costruzione dei possibili clienti attraverso il web, oppure per adesso non hai ancora pensato a questo tipo di... Intendi tipo campagne di email marketing? Sì, esatto, quella è la parte successiva, intendo acquisire i propri clienti attraverso, può essere appunto un form all'interno del tuo sito, una pop-up che invita, non so, a scaricare una guida per le vacanze diciamo senza glutine, una serie di attività per acquisire possibili clienti, intanto contatti, cominciamo con i contatti. C'è una campagna tuttora in corso, una campagna promozionale, dove diamo un buono su un primo viaggio acquistato, è un concorso per aumentare il numero di iscritti al nostro database, dicendo loro che periodicamente riceveranno delle informazioni sui viaggi senza glutine nel mondo, quindi non solo delle offerte vere e proprie, quindi non ha soltanto una finalità di tipo commerciale, ma anche informativo, perché diamo delle informazioni sul mondo. Certo, del senza glutine sul mondo, esatto. E l'ultima domanda, vuoi replicare quello che stai facendo, ovvero aprire altri punti fisici su strada, anche perché dal tuo sito poi, diciamo, gestire tutti gli ordini da tutte le parti del mondo, ma come punti fisici vuoi creare una sorta di franchising o aprire in altri punti? No, sinceramente non credo molto nell'esserci su strada, perché la nostra, essendo una nicchia, il ritorno sull'investimento non si potrebbe avere, comporterebbe più costi che ricavi aprire delle agenzie su strada. Piuttosto delle figure che siano portavoce di vacanze senza glutine nelle città italiane. Sì, quello sì, cioè magari delle affiliazioni piuttosto che delle figure di consulenti di viaggi senza glutine. Per caso hai già individuato dei testimonial per la tua attività, magari attori o non so, cantanti che sposano o per esigenza mangiano senza glutine, o magari degli sponsor, quindi in questo caso delle società di food and beverage che
fanno proprio, hanno questa linea di prodotti, hai già creato dei contatti? Allora, sì, per quanto riguarda il food and beverage, quindi ho individuato qualcosa, qualche potenziale sponsor, diciamo. E per quanto riguarda invece delle figure che insomma, dei portavoce Esatto. tra personaggi famosi, no, non ci sono ancora. Ok, perfetto. Eventualmente per un marchio che attualmente ha o sta facendo, ha in progetto di fare una linea senza glutine, che tipo di collaborazione potresti proporre? Nel senso, come vedi la vacanza accostata appunto a un brand del genere? Il valore che dà una vacanza senza glutine a un brand che tratta il senza glutine? Una domanda un po' complessa, però. Non lo so se ho ben capito, io comunque lo immagino in questo modo un tipo di collaborazione, o come proprio visibilità all'azienda che produce alimenti senza glutine, oppure magari dandogli la possibilità di far trovare i suoi alimenti in loco, quindi nelle strutture, nei resort, nei ristoranti, negli hotel all'estero. Oppure semplicemente come forma di gadget, non so, tipo una valigetta prima di partire con tanti assaggini, delle cose che poi il cliente porterà all'estero, utilizzerà all'estero. Insomma, sono delle idee in realtà. Perfetto, non era perfettamente quello che ti stavo chiedendo e mi piace il tuo modo di creare al momento, è un pensiero laterale che sposo da sempre. E, ok, io ti ringrazio e spero di rimanere aggiornata sulla tua attività, facci sapere come va e nulla, ti saluto. Grazie, grazie a te.